Colleghi, io inizio con un dato preoccupante. L'Italia è, secondo una classifica stilata da Reporters sans Frontières, al 41esimo posto per la libertà di stampa e di informazione. E siamo dopo il Montenegro, l'Argentina, la Macedonia del Nord. Un'altra affermazione preoccupante è quella rilasciata dalla direttrice generale dell'UNESCO, Audrey Azoulay, che ha detto oggi le bugie viaggiano più velocemente della verità. Però c'è un dato che invece non è preoccupante, è incoraggiante. È questo: il 35,5% delle donne in età compresa tra i 25 e i 36 anni è in possesso di un titolo di laurea, di diploma e di laurea. Laddove invece gli uomini, la percentuale è un po' più bassa, si attesta al 23,1%. Comunque questa percentuale è in crescita. Cosa significa che è in crescita? Che i cittadini italiani avranno sicuramente una maggiore consapevolezza, potranno volgere una maggiore attenzione a quanto succede in quest'Aula e avranno anche un vaglio critico maggiore dell'azione di governo. Io sono allora ottimista, perché così, io spero, i cittadini italiani potranno cominciare a rendersi conto che questo governo si regge su una sola cosa, sulla propaganda e sulla garanzia di interessi importanti, di interessi forti, laddove invece vengono dimenticati, ma nel modo più lapalissiano e palese, gli interessi della maggioranza dei cittadini. E questo ennesimo decreto legge oggetto di conversione sul quale viene apposta nuovamente la fiducia, ormai l'elenco è interminabile, ne è la controprova. E perché? Perché nulla viene fatto, ad esempio, per coloro, per quelle famiglie, e sono 200.000 le famiglie che non riescono a pagare le rate dei mutui, che hanno contratto a tasso variabile e che sono schizzati in alcuni casi oltre il 70%. E nonostante noi più volte in Commissione e anche in quest'Aula abbiamo ribadito che bisogna tassare le banche, gli extraprofitti delle banche per venire incontro a queste famiglie, nulla è stato fatto, o meglio è stata fatta una cosa. Sì. Una cosa che è uno schiaffo ulteriore a chi combatte contro l'innalzamento inimmaginabile delle rate dei tassi di interesse. E che cosa è stato fatto? È stata introdotta un'imposta facoltativa. Le banche possono tenersi i soldi o versarle alle casse dello Stato. Ovviamente i maggiori istituti di credito, non se lo sono fatto dire due volte, hanno aumentato la riserva del loro patrimonio, ma non hanno versato l'imposta che si era pensata alle casse dello Stato. Quindi nulla viene fatto per queste famiglie. Non viene fatto nulla per quelle famiglie che si trovano a non poter pagare il canone di locazione, che sono soggetti a un provvedimento di sfratto. Noi abbiamo chiesto in commissione di finanziare il fondo per la morosità incolpevole, ma anche di ciò ovviamente non si è tenuto conto. Il settore primario? Ok, sono state le proteste dei trattori, sì, ma cosa viene fatto? Palliativi. Di fatto palliativi, quando noi invece chiediamo l'esonero contributivo per i giovani agricoltori, vogliamo riportare i ragazzi a considerare opportunità lavorative nel settore primario, ebbene facciamo questo, ma su questo nemmeno ci viene data risposta. Raggiungiamo poi livelli di cattiveria massima quando non viene previsto lo smart working, la proroga dello smart working, dunque del lavoro agile, per i lavoratori fragili del pubblico impiego, gente che ha patologie importanti, che sono affetti da tumori, che sono immunodepressi, dopo che lo smart working di fatto ha dato ottima prova di sé. E allora perché riportarli di necessità sul luogo di lavoro quando poi potrebbero tranquillamente svolgere la loro prestazione lavorativa anche da remoto? È una cattiveria pura. Ma anche di ciò, ovviamente, non si è assolutamente tenuto conto. Vogliamo parlare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa per i giovani under 36? Di questo abbiamo parlato in commissione, ma non c'è stato nulla da fare. Allora mettiamoci d'accordo, perché qui a questo punto ci dobbiamo mettere d'accordo. C'è un problema di denatalità, di decremento demografico. Noi andremo incontro a dei grossi problemi anche dal punto di vista previdenziale.
Vogliamo fare in modo che i giovani possano costruirsi un futuro? E allora perché non accettare questo nostro suggerimento e non fare in modo che i giovani possano acquistare la prima casa, il nido, dove stare, dove costruire la propria indipendenza, dove costruire la propria famiglia? Ma anche di ciò, ovviamente, la maggioranza non ha tenuto assolutamente conto. E allora, abbiamo famiglie alle prese con rate di mutui che sono schizzate oltre ogni dire, giovani che non riescono a mettere su famiglia, lavoratori fragili, tutte categorie meritevoli di tutela che non hanno assolutamente ascolto. Però c'è una categoria che ha ascolto, i Novax. Eh già, perché invece con questo provvedimento, e siamo sempre, ritorniamo alla propaganda, perché solo di propaganda si parla, che cosa fa? Proroga la sospensione delle sanzioni che sono state comminate ai Novax. Uno schiaffo per tutti quelli che si sono vaccinati, per quelli che hanno fatto vaccinare i propri figli, per i parenti delle persone che sono decedute per l'aumento del contagio da Covid, per il personale medico, anche molti medici, ahimè, per fronteggiare l'epidemia sono morti, sì, c'è una categoria che ha avuto delle grosse conseguenze. Per il personale sanitario tutto, ebbene, è uno schiaffo. Ma perché? Perché questa attenzione ai Novax? Per ragioni di propaganda. E tra l'altro questa attenzione ci costa pure, perché ci costa 150 milioni di euro, soldi che potrebbero essere serviti per cose sicuramente di maggior tutela, per interessi meritevoli di tutela. E allora, ci sta tantissimo da dire, però io voglio fare un'altra annotazione. Noi adesso ci ritroviamo nuovamente con una questione di fiducia. Io ho notato una cosa. Quando si parla di spesa pubblica, l'iter procedimentale è sempre lo stesso. E cioè decreto legge, legge di conversione, apposizione della fiducia. Noi dimentichiamo che i parlamenti sono nati proprio per discutere della spesa pubblica. Il modo procedimentale che si sta attuando, lo ripeto, l'hanno ripetuto tante volte anche i colleghi dell'opposizione, è al di fuori della Costituzione. E noi continuiamo a procedere così sui provvedimenti più importanti. L'abbiamo fatto per i decreti sull'immigrazione, l'abbiamo fatto, cito quelli che mi vengono in mente, gli ultimi, il decreto asset, il decreto energia, anche il decreto Caivano. Il piano Mattei mi sembra di no, ma lì c'erano pochi soldi, un'altra mossa propagandistica tanto per cambiare. E invece quando è che il Parlamento discute delle leggi nel modo ordinario? Quando parliamo per lo più di cose che non comportano spesa. E allora abbiamo discusso per esempio del diritto all'oblio per i malati oncologici? D'accordo, sì, una cosa importante, abbiamo votato anche noi, va benissimo, non comporta spesa. Oppure per creare nuove fattispecie penali, delle quali, a parer mio, non ce n'è proprio bisogno, che serviranno solamente a inflazionare il carico dei tribunali. C'è però, e con questo vorrei anche concludere, perché è singolare quello che abbiamo votato, un disegno di legge che istituisce il premio, ascoltate, il premio di maestro dell'arte della cucina italiana. Budget 2.000 euro all'anno per creare 5 medaglie di bronzo da attribuire al maestro della pasticceria, maestro della cucina e maestri di altre specialità, anche maestro della gelateria. Quando magari poi cuochi, pasticceri e gelatai vogliono solo una cosa, pagare bollette meno care, anziché questa storia delle medaglie a 2.000 euro all'anno. Ok, l'ultima, e vi faccio un'anticipazione, tra poco qui in aula discuteremo della revoca delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E perché? Per togliere una medaglia a
qualche personaggio, tra l'altro trapassato da tempo, da tanto tempo. E perché tutto questo? Per propaganda. Il Parlamento si sta riducendo, mi duole tantissimo dirle, perché io ci sono entrata con il massimo dell'entusiasmo, ma si sta riducendo a mettere e a togliere le maglie. Noi ovviamente dichiariamo il nostro voto contrario alla fiducia. Ha chiesto